Siamo con il dirigente dell'Azzaro, Nino Nocera. Ad un certo punto, quando l'arbitro ha fischiato il rigore, sembrava che l'Azzaro poteva perdere l'incontro, invece poi alla fine avete vinto. Abbiamo vinto, però se dobbiamo essere onesti, il pareggio era il risultato più giusto. Siamo stati secondo me molto fortunati e quindi poi alla fine la Dea Bendata ci ha premiato, però l'1-1 era il risultato più corretto per quello che si è visto. Certo, noi abbiamo fatto diversi errori sotto porta, questo è vero, però è andata bene. Comunque noi siamo venuti qui perché volevamo vincere, siamo venuti qui per vincere e poi alla fine ce l'abbiamo fatta. La classifica naturalmente per voi si fa interessantissima, diciamo che il proseguimento di questo campionato, voi lo volete vincere o volete passare dai playoff? Dai, è una domanda un po' scontata però. Ma la prima squadra ha parecchi punti di distacco, però noi abbiamo fatto la squadra per vincere il campionato. Siamo partiti male, nelle prime partite non siamo andati bene, non avevamo la squadra al completo, adesso l'abbiamo messa a posto e quindi il nostro obiettivo comunque è cercare di fare il risultato e vincere ogni partita. Sappiamo benissimo che il primo posto è sicuramente complicato perché insomma la prima in classifica è una gran squadra ed è veramente molto avanti, però il nostro obiettivo è se non arrivare primi, comunque arrivare nei primi tre posti sicuramente. La partita di oggi avete vinto nel Fortino della Melitese, perché qui non era stata mai sconfitta, forse storicamente la prima volta anche dell'Azzaro che vince a Melito. Cosa vuole dire anche a quei tifosi che l'hanno seguita fin qui? Guarda, è stata una partita molto molto difficile perché comunque la Melitese è una bella squadra, poi diciamo che secondo me ci ha aiutato l'espulsione del numero 8 della Melitese, che diciamo era il giocatore che teneva in equilibrio tutta la squadra. Nel momento in cui è uscito, per noi è stato sicuramente molto più facile e quindi questo ci ha sicuramente aiutato. Comunque la Melitese ha combattuto su ogni pallone, è una squadra veramente molto difficile, molto tosta. L'attaccante, il numero 9, ora non ricordo come si chiama, però che è veramente molto pericoloso, quindi complimenti comunque a loro perché hanno fatto comunque una bella partita. L'ultima domanda è: chi è la palma di migliore della vostra squadra, la possiamo dare a qualcuno o vuole tenere segreto il nome che ha nel suo cuore? Guardi, devo essere onesto, non c'è stato un giocatore che praticamente ha prevalso. Comunque insomma alla fine tutti hanno combattuto, tutti hanno dato il massimo in una partita non facile, perché comunque quando si torna a giocare dopo la sosta insomma si è ancora sempre un po' arrugginiti. Noi avevamo finito la sosta con diverse partite in positivo, andavamo veramente bene, eravamo in grande forma, poi la sosta secondo me ci ha un attimino un po' arrugginito. Oggi la squadra sinceramente non mi ha molto convinto, però poi alla fine è quello che conta il risultato. L'Azzaro che sbanca 2-1 il campo della Polisportiva Melitese, ne parliamo con il trainer Ciccio Enrico, grande goleador degli anni passati, poi una meravigliosa carriera anche di allenatore. Buonasera a tutti voi, grazie per la vostra presenza innanzitutto, perché ci date spazio veramente a far conoscere questi campionati meno importanti. Tornando alla partita, devo dire che me l'aspettavo già una Melitese così pimpante, così aggressiva. Infatti avevo raccontato ai miei ragazzi proprio questo: non diamo campo perché ci mettono in difficoltà, per ragazzi giovani, ragazzi veramente in gamba. È stata una bella partita, una partita agonisticamente e tecnicamente valida. Sì, forse il pareggio, devo dire la verità, fosse stato il risultato più giusto, però forse poi ha vinto la squadra, forse che ci ha creduto fino all'ultimo, restando in parità numerica in campo 10 contro 10. Una partita da tripla. Sì, effettivamente sì, perché tutte e due volevamo vincere per noi, per continuare a mantenere la classifica che abbiamo e eventualmente magari prendere qualche punto a quelli che ci stanno davanti. E la Melitese sicuramente voleva iniziare bene nel nuovo anno, cercando di tirarsi fuori da una classifica che secondo me non merita, merita una classifica più importante. Comunque una delle caratteristiche di mister Ciccio Enrico è quella che le sue squadre giocano sempre fuori casa con carattere e personalità, senza timori riverenziali.
Sì, è vero, io metto in campo sempre delle squadre che votate all'attacco, infatti siamo meno fino a, non so che succederà fra oggi e domani, ma abbiamo l'attacco più forte del campionato, è normale che rimanendo sempre con il giusto equilibrio in campo e mantenendo sempre la squadra equilibrata senza perdere quello che è le posizioni da mantenere in campo. Sono campionati questi qua che per la squadra che vuole ottenere il massimo risultato deve cercare di vincere ogni partita, sia fuori che in casa. L'arrivo di mister Enrico ha mosso anche i tifosi, Contras, Ultras, Warriors, Hooligans, Skinhead. Sì, abbiamo veramente delle persone di Lazzaro e non che ci seguono sia in casa che fuori, e questo devo ringraziare, che ci stanno sempre vicino, e noi cercheremo di fare del tutto per dare delle soddisfazioni affinché questo Lazzaro riprendano i campionati che gli competono, di categorie molto superiori come sono state degli anni addietro. Noi faremo di tutto per conquistare Lazzaro e per conquistare il pubblico. Certo, non sempre faremo delle partite ottime, però debbono pure capire che non sempre si può giocare bene. Ci ha provato in questi anni in tutti i modi possibili e immaginabili il comprensorio Lazzaro di rientrare nel mondo del calcio che conta, cioè quello della prima categoria, a salire, ma fino a questo momento non ci è riuscito. Quest'anno sembra la volta buona con Ciccio Enrico in panchina. Beh, sicuramente io spero di sì, perché i presupposti quando hanno chiamato a me a essere responsabile di questi ragazzi, giustamente la prima cosa che ho chiesto è di fare una squadra per ottenere un risultato importante, se non vince il campionato arrivare almeno ai playoff. La società, devo dire, mi sta accontentando di tutto e per tutto. È normale che in questi campionati purtroppo c'è tanta gente che lavora, che ha impegni, quindi non sempre ci possiamo allenare in modo giusto, però devo ringraziare i ragazzi che fanno pure loro dei sacrifici affinché questo gruppo che si è creato venga mantenuto nel tempo fino, speriamo, alla fine del campionato. Il merito del presidente Fortunato Sgò è quello di essersi assicurato uno dei trainer più in gamba di tutto il campionato a partire dai risultati che ha raggiunto in questi anni. Sì, è vero, il Lazzaro, devo dire la verità, è da 3 anni che mi cerca, che mi vuole come mister, come responsabile tecnico. Questo è stato forse l'anno buono dove dopo il playoff conquistato l'anno scorso in prima categoria col Pellaro. E niente, io ho chiesto solamente questo, di avere dei ragazzi che mi seguono, che sicuramente il risultato per la fine verranno. Prossimo incontro? Prossimo incontro con il Polistena in casa a Lazzaro, speriamo di continuare con la striscia di risultati che fino adesso stiamo ottenendo. Il bomber della squadra di casa, Vincenzo Zaccone, ha segnato un gol da antologia da Cineteca, anche il rigore è stato calciato bene, ma un vecchio volpone come Aneri è riuscito a ipnotizzarlo. Allora, intanto c'è da dire che abbiamo perso una brutta partita, perché con la vittoria ci avrebbe permesso comunque di agganciare il treno dei playoff. Peccato per la sconfitta, io non sono contento della mia partita, cioè sono contento, ma il rigore sbagliato ha inciso sul risultato, quindi c'è da dire che il portiere, come avete ben visto tutti, deve essere espulso, ma questo non è una scusante, nel momento decisivo ho sbagliato e purtroppo sono anche giù, però l'unica cosa che possiamo fare è ripartire e provare a vincere più partite possibili. Poteva vincere la Menetese, invece non ha preso nemmeno il pareggio. Ciccio Scordo, mister della Polisportiva Menetese. Commentare questa sconfitta è duro, non posso rimproverare niente ai miei ragazzi perché hanno dato tutto, credo che sul calcio di rigore c'era l'espulsione del portiere avversario, invece l'arbitro ha ritenuto che non era da espulsione, alla fine è riuscito a espellere uno di noi. È uno di loro.
Sì, uno di loro negli ultimi 5 minuti, in quella situazione lì che è stato dove in pratica la partita si è decisa, dove ci doveva essere l'espulsione del portiere e non l'espulsione del nostro giocatore. Ma Meritesi ha rivendicato anche due calci di rigore. No, credo che probabilmente non erano netti come quello che ci ha dato. E doveva espellere il portiere e calciare, lo calciava il capitano che era Candido, era quello che doveva calciare, e poi invece non ha tolto il portiere, ha fatto uscire a Candido dando un ruolo, una doppia ammonizione, perché ha detto che era ultimo uomo l'arbitro, quindi alla fine io non parlo mai degli arbitri, però in questa occasione è stato decisivo. E adesso la posizione di classifica della Meritese è così? La posizione di classifica della Meritese è sempre tra i play-out e i play-off. Oggi era la partita che ci doveva andare la svolta, purtroppo chi ha visto la partita ha visto che la Meritese ha cercato di vincerla in tutti i modi. Giocando una grande partita. Secondo me abbiamo fatto una buona partita. Siamo mancati nei momenti decisivi e probabilmente l'arbitro in questo caso ha fatto la differenza.